circondando. Separiamoci. Torna indietro. Io li attirerò su di me. Se mi prendono, sai cosa devi fare? Sì, ma... Va, o per noi è finita. Questa volta non ci scappa, è circondato. Adesso. Diabolik! Arrenditi! Non puoi sperare di farla franca stavolta. Mi senti? Vieni fuori con le mani in alto. È finita per te. Questo sarebbe il famoso Diabolik. Sì, professore. Cominciamo subito. Sì, signore. Ispettore, una di quelle cose per l'attacco. È vero che è morto? Sì. Avvelenato? Ce lo dirà il professor Ferrà dopo l'autopsia. La collana sì, ma senza gli smeraldi. Non li avrai gli ottici? No, gli abbiamo fatto le radiografie. Un momento, ispettore. Mi dia il beta 3. Accertiamo innanzitutto lo stato della necrosi. Non mi sembra contento, ispettore. Che cos'è? Confesso che in fondo mi dispiace. Ma che dice? Era diventato lo scopo della mia vita. Mi sembra impossibile che sia morto.
Cominciamo dal cervello. Bisturi. I lama tibetani usano questa droga da 3.000 anni. Crea uno stato di morte apparente che dura 12 ore. Dopodiché la morte diventa reale se non viene iniettato un antidoto. Quante ore sono passate, Eva? 11 ore e 57 minuti. Temevo fosse già tardi. Eccola, hanno finito. Oh, sappiamo qualche cosa. Signorina, per favore, un istante, per me. Qual è stato il risultato dell'autopsia? Sì. Il professore risponderà alle vostre domande tra 10 minuti. Ma una piccola indiscrezione. Mi dispiace, posso dirvi solo che sarà sensazionale. Speriamo che almeno prego il professore. Perdiamo l'edizione pomeridiana. Cosa? Diabolik è fuggito? Eh? Fuggito? Ma, ispettore, è impossibile. Non può essere vero. È uno scherzo. È di cattivo gusto. Non è uno scherzo. Ma lo abbiamo visto con i nostri occhi. L'ha visto anche il giudice istruttore. Hanno firmato perfino questo certificato di morte. Sergente, questo è il certificato di morte di Valmont. Causa della morte, 11 colpi di arma da fuoco. 11 colpi. 11 smeraldi. All'obitorio, presto! Ecco, Ralph Valmont. Se per favore vuol firmare il modulo, qui, qui e qui. 4 volte? 4 volte, sì. Mio fratello non era cattivo, mandava sempre i soldi alla mamma. Capisco. Coraggio. Venga, venga. Finalmente ora ritornerà a casa e riposerà in pace. Adesso controlliamo subito se è pronto. Prego. Sì, è pronto. Pulvisaris et in pulvere reverteris. Ma che? Smeraldi? Ha visto? Scusi, signore, c'è molto da attendere. Senta, signore, mi sa dire se c'è da aspettare molto? Non credo.